Siamo al lago di Fontana Bianca, 1900 metri sul livello del mare, in Alta Val d'Ultimo, provincia di Bolzano. In questa valle si forma il torrente Valsura, il quale a sua volta forma tre laghi. Due sono artificiali, quello in cui pescheremo oggi è un lago naturale che è stato aumentato di superficie e di volume tramite una diga che sfrutta l'energia elettrica. La popolazione di questo lago è prevalentemente composta da salmerini alpini, che purtroppo non sono molto grandi, ma lo si sa, il salmerino alpino è un pesce che fa fatica a crescere perché vive in acqua molto fredda, a una certa altitudine, e quindi anche se cattureremo esemplari piccoli potremmo dire di aver preso un pesce abbastanza raro in Italia. Oltre al salmerino alpino avremo la possibilità di insidiare il salmerino fontinale, l'americano, che viene immesso regolarmente dall'Associazione dei Pescatori della Val d'Ultimo, qualche iridea e qualche fario. Useremo canne di tubertini, della Seika, e ci orienteremo verso la Iridium da 2,40 m, che ha la capacità di lanciare 0,10 grammi, e la 2,70 che lancia 5,20 grammi. E in più useremo la Kizuri, che è una canna studiata per le esche viniliche di piccola dimensione, adattissima quindi in tutti i laghi, nelle cave, nelle pesche sportive e anche pescando rock fishing al mare. Come mulinelli useremo gli Slam, l'ultimo nato di casa Ryobi, sempre distribuito da Tubertini, nelle misure 2000 e 3000 per ottenere dei lanci un pochettino più lunghi. Pescheremo in tre, siamo tutti e tre dell'Anglers Club, due pluricampioni mondiali, Andrea Ferro alla mia destra e Arno Herman alla mia sinistra. Poi ci sono io, che sono il presidente della società e che completo il trio. Abbiamo appena iniziato a pescare qui al lago di Fontana Bianca. Sto pescando con un ondulante della Seika, già attaccato due piccoli salmerini alpini bellissimi di colore, ma di taglia un po' piccola. Arno sta provando con le gomme e Luciano ancora sempre con l'ondulante, visto che ho visto due mangiate. Adesso vediamo se riusciamo a catturare qualche pesce d'Italia, qualche salmerino più bello, o magari anche qualche trota veramente d'Italia che sono presenti in questo lago. Ecco un altro salmerino piccolo, ma dai dei colori bellissimi, salmerino alpino. Sempre con l'ondulante della Seika, color rosa. Adesso lo liberiamo. Bellissimo.
Abbiamo effettuato queste 4-5 catture di salmerini alpini con questo ondulante da 5 grammi della Seika, distribuito a Tubertini, con queste sfumature rosa. Nell'occasione abbiamo usato la canna da 2,70 m 0,10, la Kizuri, sempre della Seika. Abbiamo montato un filo del 14 per poter, un gorilla micro, per poter lanciare un po' più lontano questi ondulanti non grandissimi. Abbiamo cambiato ondulante, messo uno più piccolo, dei colori più vivaci, e anche questo piace ai salmerini, pur mantenendo la loro taglia piccola, però sono aggressivi a questo ondulante. Ecco. Abbiamo provato a mettere un ondulante di molto più piccolo, dei colori vivaci, 2,5 grammi, e anche questo piace. Allora, sono piccoli, però sono degli alpini, degli salmerini che vivono in questi laghi da alcune centinaia di anni, presumibilmente. Ci sono due teorie, una che siano un relitto preglaciale che ha sempre vissuto nelle nostre acque, e un'altra che durante il periodo di Massimiliano, si parla del 1400 e rotti, li abbia importati dalla Baviera. Comunque sono pesci perfettamente acclimatati nelle nostre acque e fanno una fatica boia a diventare grossi, perché sono acque oligotrofiche dove c'è poco cibo. Pescando con le gomme, già che Andrea ci prova gli ondulanti, che fino adesso hanno riso tantissimo, ma ogni tanto bisogna anche provare un'altra esca per vedere se vuole anche questa, per cercare di magari un pesce più di taglia. Sto pescando con delle gomme un po' più grandine, prendere magari qualche iridea, un salmerino un po' più di taglia, un po' più grande. Ho avuto diverse mangiate a boccate, però non sono riuscito a lanciarle per bene. Sto pescando con questa gomma qua, un soft lure della Tubertini Seika, e prima avevo pescato con questa gommina qua piccolina, sempre soft lure della Tubertini gialla. Provo il bianco e il giallo perché sono comunque due colori molto attirante per le trote e per i salmerini in questi laghi qua. Sto pescando con la Iridium Seika 010 240, che così anche con la gomma le toccate sono più, anche se sono toccate piccole o un po' timide, si sente subito, perché è una canna molto, essendo una canna 0,10, si sente ogni tocco. Ho accorciato un po' adesso il silicone, perché forse eravamo ancora un po' più grandi, e certe volte quando dopo si accorcia un po' il silicone, si taglia un po', qualche abboccata in più si vede che oggi sono un po' più timidotte. Il mulinello è sempre Slam della Tubertini, ho montato come filo il gorilla micro del 14,
perché in laghi così bisogna montare il filo fino, certe volte anche il 0-12, perché l'acqua è trasparente, potabile. Abbiamo provato con delle schiene piccole che sono nate per il rock fishing, sia che abbiano una sola coda che ne abbiano due. Io vi sto facendo vedere quelle nere, che però stamattina non è che si siano dimostrate molto attrattive le nere. Sono state molto più catturanti quelle bianche e quelle di colore verde. È una piccola soft bite che si è dimostrata eccezionale anche sul black bass, quando il black bass fa un po' i capricci, perché non sempre il bass è disposto ad abboccare a bocconi molto grossi, no? E con questi a volte si è fatto la differenza. Si sono dimostrate buone anche per l'iridea e come abbiamo visto stamattina sul salmerino alpino. Ma lo stesso è un bel pesce. Adesso abbiamo attaccato un bel pesce, non so ancora cos'è, un bel salmerino fontinale. Bellissimo. Componente molto importante dell'attrezzatura di un pescatore a spinning naturalmente è il filo. Il filo che si userà volta per volta in maniera diversa e di diametri diversi. Nella fattispecie, siccome l'acqua è particolarmente limpida ed è spesso necessario fare lanci piuttosto lunghi, ci siamo orientati principalmente sul Gorilla Micro, nelle misure di 0.14.8 e 0.16 e sul Ryujin, che è un trecciatino che ci consente, montato su uno Slam 3000, di raggiungere delle distanze altrimenti non possibili. Ho un altro salmirinotto. Abbiamo preso un altro bel salmerino, questa volta con un ondulantino un po' più grande, da 7 cm, cambiato anche il colore, sul verde, 7 grammi,
Ecco un altro bel salmerino. Qui si vede il bel salmerino, anche il colore dell'ondulante che è stato utilizzato da 7 grammi. Sempre con un piccolo ondulantino, un altro bel salmerino alpino, dai colori stupendi. Ecco, adesso lo alziamo, facciamo vedere i meravigliosi colori di questo pesce. L'Italia è un po' più grande degli altri alpini. Un bel pesce d'Italia, un bel salmerino, mangiato sul ondolante piccolo della Seika. Oggi abbiamo visto che gli ondolanti comunque sono quelli che rendono di più. E comunque Slam della Tubettini fa sempre il suo dovere. Allora, sono le 10:30 e abbiamo deciso di smettere. Quantunque il sole non si sia fatto ancora vedere sulla sponda del lago in cui ci siamo sistemati per la pesca. E di freddo ne abbiamo preso tanto perché erano 8 gradi, quantunque il periodo in cui siamo è agosto, però i salmerini non si sono fatti pregare e hanno abboccato, sia gli alpini di taglie non eccezionali, sia i fontinalis di taglie veramente belle. E le trote iridee e le trote fario invece hanno fatto sciopero, oggi non le abbiamo viste, pazienza. E fra le varie esche di tubertini che abbiamo utilizzato, gli ondulantini della Seika sono sicuramente quelli che hanno dato i risultati maggiori, sia nella misura di 5-7 grammi per il salmerino fontinalis, sia nelle misure più piccole di 2 grammi e mezzo il salmerino alpino. Naturalmente, oltre che i cucchiaini ondulanti, hanno reso anche le piccole gomme, le soft bite, di cui abbiamo parlato durante la pesca, adatte per il rock fishing e per il bass, ma che si sanno far valere anche con le trote di cava e con i salmerini. A questo punto non ci resta che salutarvi e arrivederci alla prossima in altre acque con altri pesci. Ciao a tutti.